Il 4 novembre di 99 anni fa era una giornata di festa, tutte le campane d'Italia suonavano a gloria e dal 1919 il 4 novembre si è sempre celebrato come festa dell'unità nazionale delle forze armate e del combattente. Dal 1977 per la tragica decisione di approvare la legge 54 che limitava le festività infrasettimanali, il 4 novembre ha perso non il suo valore, il suo significato, ma ha perso di importanza perché viene celebrato soltanto dai pensionati che non sono costretti a obblighi di lavoro e senza soprattutto la presenza dei giovani che sono invece destinati ad andare a scuola. E quindi il significato è proprio ridotto al minimo, ecco. Beh, Vittorio Veneto ha un significato particolare perché Vittorio Veneto è stata il momento storico che ha dato all'Italia la certezza della vittoria in campo militare e quindi ha un significato particolarmente sentito. Beh, direi proprio di sì, come dicevo anche prima, 102 anni non sono poca cosa, è chiaro che superato il secolo sembrava quasi difficile continuare con questa rievocazione, perché fondamentalmente il 4 novembre, ancorché abbia diversi significati, si fonda essenzialmente sulla vittoria della Prima Guerra Mondiale. 102 anni sono tanti, però a ben vedere, visto che il 4 novembre ha anche altri significati e Vittorio Veneto è depositaria di questo particolare passaggio della nostra storia, sarà l'ultimo dei comuni a recedere da questa ricorrenza. E quindi dagli appassionati di storia ai cultori delle cose militari certamente troveranno in Vittorio Veneto sempre un punto fermo per potersi relazionare con questi argomenti. Nonostante che ancora 7 anni fa la tranquillizzazione del fronte verso est che aveva fatto sì che l'esercito si stanziasse con i suoi comandi principali qua a Vittorio Veneto sia cambiato e l'esercito sia arretrato nelle sue posizioni abbandonando Vittorio Veneto, la lunga tradizione di tanti anni vissuti qua in città intensamente con tanti uomini, allora c'era anche la leva obbligatoria e così, quindi la città lo viveva molto questo tema militare. È rimasto Vittorio Veneto intriso di questa presenza per gli immobili militari che oggi stiamo rigestendo, per molte famiglie che si sono create di militari che, essendo passati per Vittorio Veneto, come molti altri, hanno trovato un bel posto dove fermarsi con la loro famiglia. Molti, anche pensionati, popolano Vittorio Veneto e quindi è naturale che anche questo elemento concorra a consolidare queste tradizioni e noi ne siamo anche contenti. Una storia d'Italia che va assolutamente riscoperta dai giovani come dagli adulti. 11 salme che furono recuperate dagli 11 campi di battaglia più sanguinosi della Grande Guerra e fu una mamma, una donna, Maria Maddalena Bergamas, madre di Antonio Bergamas, il redentista di Trieste, che aveva assunto il nome di Antonio Bontempelli perché altrimenti se catturato dagli austriaci avrebbe subito la forca. Fu la mamma prescelta per la scelta di questo mite ignoto. All'interno della Basilica di Aquileia si fermò davanti alla decima bara che fu la bara prescelta. Un viaggio di 5 giorni dal 29 di ottobre del 1921 fino alla notte del 2 novembre del 1921. 5 giorni, un treno speciale che attraversò praticamente 800 km d'Italia. Alle stazioni si fermavano tutti, uomini, donne, bambine, tricolori, tutti in un momento di attesa e di preghiera. Arrivò nella Basilica di Aquileia, dove rimanette fino al 4 mattina, dopodiché fu portato a spalla da militari decorati, militari, ufficiali, sottufficiali decorati con uno stuolo
di esercito ai lati e anche di cittadinanza. Sulla scalea dell'Altare della Patria si trovavano le bandiere di tutti i reggimenti. Alle 10.36 finalmente trovò riposo, trovò pace avvolto in quel tricolore.